nelle altre forme, tipo 1, 3 e 4. La malattia può avere inizio neonatale, ma di regola le prime manifestazioni si osservano verso il primo, secondo anno, raramente dopo. La fragilità ossea rappresenta il sintomo più importante. Si manifesta con fratture spontanee o per traumi minimi, in numero diverso a seconda dei casi, maggiore nelle forme dominanti tipo 1 e nelle forme recessive tipo 3, minore nelle forme dominanti tipo 4, e possono variare da poche fratture distanziate nel tempo a molte fratture ad intervalli ravvicinati. La media nei soggetti di età inferiore a 14 anni è di 7 fratture. La loro frequenza diminuisce col progredire dell'età e il loro riscontro è raro dopo il 20° anno. Le deformazioni interessano tutto lo scheletro. Il cranio è grande, allargato nei suoi diametri trasversali, con sporgenza delle regioni temporali ed appiattimento dell'occipite. Il tronco è accorciato per lo schiacciamento degli spondili e per le deviazioni cifoscogliotiche. L'estrema plasticità dell'osso, più ancora della viziata consolidazione delle fratture, condiziona un incurvamento degli arti inferiori che, unitamente all'accorciamento del tronco, contribuisce a determinare la bassa statura definitiva. La colorazione blu delle sclere, dovuta all'abnorme sottigliezza della sclerotica che lascia trasparire il pigmento retinico, è molto frequente nel tipo 1, dove può costituire l'unico segno, mentre manca nel tipo 3 e tipo 4. L'ipoacusia è il sintomo meno costante della triade. Non si riscontra mai sotto i 10 anni e diventa sempre più frequente con l'età, passando dal 6% nel secondo decennio al 50% nel sesto. Le anomalie dentarie possono essere presenti in tutti i tipi della malattia ed interessano prevalentemente la prima dentizione, meno spesso la seconda, con denti giallastri ed usurati. Lo sviluppo muscolare è insufficiente, la cute lassa e fragile. Nella metà dei casi esiste lassità legamentosa che può essere causa di facili distorsioni, lussazioni recidivanti ed appiattimento plantare. Il segno radiologico fondamentale, comune a tutte le forme di osteogenesi imperfetta, è l'osteoporosi diffusa e intensa, ossa di vetro, con estremo assottigliamento delle corticali e scomparsa del disegno trabeculare. Nelle forme tardive, il cranio, allargato trasversalmente e allungato in senso antero-posteriore, assume in proiezione frontale un aspetto a elmetto di soldato e in proiezione laterale un aspetto a scignone. Sono presenti ossa vormiane. Le ossa facciali sono scarsamente sviluppate. I denti presentano radici accorciate e costrizione della giuntura coronaro-radicolare. Le vertebre hanno spessore ridotto, forma di lente biconcava, più raramente cuneiforme, con asse della colonna deviato in cifo scogliosi. Il torace è stretto, con sterno protruso. Le coste, talora con fratture in atto o in via di riparazione, sono sottili, non arcuate come di norma, ma angolate verso il basso, conferendo al torace una caratteristica forma a campana. Il bacino è osteoporotico e per la protrusione acetabolare può assumere la forma a cuore di carta da gioco. A livello delle ossa lunghe, i segni radiologici fondamentali sono costituiti da ipoostosi, incurvamenti ossei e fratture. Le diafisi sono esili, con corticali sottili e cavità midollare allargata, sebbene nella prima infanzia si possano osservare deficit rilevanti di modellamento diafisario. Le metafisi, per contrasto, appaiono piuttosto larghe e prive di disegno trabeculare. Le epifisi sono trasparenti. Lo scheletro si deforma sotto il carico, con incurvamenti delle diafisi,
soprattutto di quelle femorali, femora pastorale e tibiali, tibia a sciabola. Le fratture hanno sede prevalentemente diafisaria e contribuiscono, assieme alla plasticità dell'osso, a determinare angolature ed accorciamenti. Consolidano per lo più con calo normale o addirittura esuberante. Solo di rado possono esitare in pseudoartrosi. L'osteogenesi imperfetta tipo 1 è la forma più comune, 1 a 30.000, e si trasmette in modo autosomico dominante, come l'osteogenesi imperfetta tipo 4, di riscontro assai più raro, 1 a 240.000. L'osteogenesi imperfetta tipo 3 riconosce un'eredità eterogenea con forme autosomico dominanti e forme autosomico recessive. Osteogenesi imperfetta tarda tipo 1. Presenza di sclere blu in madre, asintomatica, e figlia affetta da una forma ossea lieve. Presenza di sclere blu e dentinogenesi imperfetta in un bambino di 3 anni con forma di media gravità. Osteogenesi imperfetta tarda tipo 1. Ragazza di 12 anni. Aumento del diametro temporoparietale, cranio da pompiere e fronto occipitale, cranio a chignon. Presenza di ossa vormiane. Appianamento della fossa cerebrale per cifosi basilare. Stesso caso. Cifosi dorsale e osteoporosi vertebrale diffusa, con corpi vertebrali a forma di lente biconcava e aumento degli spazi intersomatici. Osteoporosi, assottigliamento ed angolatura delle ossa lunghe degli arti per fratture pregresse e recenti. Osteogenesi imperfetta tarda tipo 1. Bambina di 6 anni. Scoliosi dorsale con plati spondilia e osteoporosi. Scapole piccole e poco calcificate. Torace deformata campana. Coste nastriformi, concave verso l'alto nella parte toracica superiore, oblique verso il basso in quella inferiore. Fratture plurime composte già in stato di avanzata consolidazione. Ombra cardiaca apparentemente ingrandita a causa della ristrettezza della gabbia toracica. Stesso caso. Ossa lunghe degli arti e tubulari delle estremità, intensamente porotiche e abnormemente sottili per modellamento eccessivo della diafisi. Rarefazione ossea marcata a nido di ape alle metafisi dei polsi e delle ginocchia. Omero incurvato al terzo medio distale per frattura in via di consolidazione. Osteogenesi imperfetta tarda tipo 3. Bambina di 9 anni. Allargamento trasversale del cranio. Brevità del tronco. Procurvazione femorale. Stazione eretta possibile solo con appoggio. Bambina di 10 anni. Tronco corto. Accorciamento e incurvamento degli arti inferiori. Stazione eretta abolita. Osteogenesi imperfetta tarda tipo 3. Ragazzo di 13 anni. Plati spondilia. Lussazione della testa radiale. Ossificazione della membrana interossea da callo esuberante. Coxavara, incurvamento dei femori. Osteogenesi imperfetta tarda tipo 3. Bambino di 8 anni. Osteoporosi diffusa, con deformità plastica del bacino a cuore di carta da gioco. Arti inferiori simmetricamente incurvati. Modellamento eccessivo della diafisi. Fratture pregresse e in atto ai femori e alle tibie. Osteogenesi imperfetta tipo 4.
ragazzo di 12 anni, procurvazione delle cosce, femore destro osteoporotico, incurvato al terzo superiore per esito di frattura, altra frattura al terzo medio in via di consolidazione. Osteogenesi imperfetta tarda, bambina di 3 anni con importante difetto di modellamento metafisario in esiti di frattura. Bambino di 6 anni con abnorme calificazione di tutta la diafisi di tipo pseudotumorale. La prognosi della malattia varia notevolmente a seconda delle caratteristiche genetiche e cliniche. Nell'osteogenesi imperfetta tipo 2 è pressoché costante l'evoluzione infausta. I rari casi che giungono all'infanzia presentano gravi deformità e considerevole ritardo di sviluppo. La prognosi quod vitam è favorevole nell'osteogenesi imperfetta tipo 1. Quella quod functionem varia in rapporto alla gravità della sindrome. Dopo l'adolescenza, di regola, le fratture si diradano e spariscono completamente nell'età adulta. Il prognostico funzionale è nettamente migliore nell'osteogenesi imperfetta tipo 4. Per contro, nelle forme recessive tipo 3, le deformità del tronco, del rachide e degli arti sono ingravescenti. La mortalità per insufficienza respiratoria è elevata e i rari casi che diventano adulti sono di bassa statura, gravemente deformi e totalmente invalidi. Non esiste una cura medica causale della malattia. Le fratture degli arti evolvono solitamente verso la guarigione, ma possono anche esitare in pseudoartrosi. Il tempo di consolidazione è per lo più normale. L'apparecchio gessato, portato a lungo, è causa di un ulteriore aggravamento dell'osteoporosi e della ipotrofia muscolare, per cui attualmente, fino al terzo o quarto anno di età, si ricorre a una immobilizzazione breve. Dopo tale età si tende a privilegiare il trattamento cruento, mediante l'inchiudamento endomidolare secondo la tecnica di Sophia Miller. La correzione della deformità viene ottenuta mediante osteotomia della metafisi prossimale e distale. Il cilindro, così isolato, viene sottoposto ad ulteriori osteotomie, frammentazione. Successivamente si effettua lo spostamento e anche il ribaltamento dei cilindri diafisali, in modo da ricostituire l'asse, riallineamento. Infine si procede alla sintesi endomidolare, senza l'esagio o con fresatura economica. Ovviamente, con la crescita del soggetto, il chiodo diventa corto e deve essere sostituito ogni 2 anni. Con l'uso di chiodi telescopici di Baley-Dubov, ancorate alle epifisi che si allungano assieme all'osso in crescita, la sostituzione del chiodo si rende necessaria in media dopo 4 anni.